Ciao a tutti Super 7 e oggi ho deciso di creare un po' di frecce speciali. Quindi in questo momento non so esattamente quali tipi di frecce voglio ancora creare. Adesso ho 64 frecce e devo cercare di renderle interessanti perché vedete che adesso quando le sparo sono semplicemente frecce normali di Minecraft. E quindi come prima cosa ho pensato, potrei fare una delle frecce che quando atterrano, appena atterrano, esplodono. Quindi adesso vado nella parte del codice di questo mondo. Ok, quindi qua è dove devo scrivere tutti i comandi per far funzionare quello che ho appena descritto. C'è una freccia che quando tocca per terra esploda. Quindi adesso devo pensare un attimo come scrivere il codice. Ho scritto questa prima parte di codice. Praticamente prima do un tag alla freccia, la prima freccia che sarà più vicino a me, appena la sparo. E poi quando tocca per terra questa linea qua dice che fa esplodere la TNT. E questa qua uccide la freccia così non fa spawnare in TNT infinita. Adesso vediamo se funziona. Devo ricaricare il mondo. Ok. E in teoria appena tocca per terra la freccia dovrebbe esplodere. Vediamo. Oh. Oh no. Ok, ho cercato di aggiustare un po' di cosette. Questa non me l'aspettavo per niente. Ok, allora ho cercato di creare una freccia che esplodeva quando toccava per terra e adesso ho creato una specie di scavatore. Ah, no, non ci posso credere. Ok, mi sa che adesso funziona, non so perché prima non funzionava. Ecco, finalmente. Quindi ogni volta che sparo una freccia esplode appena tocca per terra. Però direi di aggiungere qualche elemento decorativo, per esempio che quando lanci la freccia, mentre vedi la freccia esplosiva in aria, puoi vedere delle particelle che seguono la freccia. In modo che sembra più una specie di cannone, come una palla di cannone che quando atterra ovviamente esplode. Ok, adesso dovrebbe funzionare. Ho appena aggiunto questa parte di codice che crea esattamente quello che ho appena descritto, cioè le particelle che seguono la freccia. Ok, dai, spero che funzioni. Ecco, adesso vedete, oh, non si vedono più. E ecco, adesso ci sono particelle che seguono la freccia e quando atterra ovviamente esplode. Non è molto speciale come cosa, però non è male, non è male. Vediamo se riesco a catapultarmi in avanti usando esattamente questo, lo stesso metodo. Mi sa che rischio di morire, però vabbè, proviamo lo stesso. Ah, no, non funziona. Ok, ora sto pensando, qual è un'altra cosa che possiamo fare? Possiamo fare che c'è uno slime gigante che spawna appena la freccia atterra. Vediamo cosa ne esce fuori, perché sapete che se ci sono gli slime, quelli normali, che sono grandi, non so, massimo come questo albero qua. Però c'è con i comandi puoi far spawnare uno slime che può essere grande fino al cielo praticamente. Poi ho modificato il codice della freccia esplosiva con la stessa cosa, solo che a posto di far spawnare la TNT fa spawnare lo slime. E questo qua, size 20, dovrebbe dargli la grandezza giusta, vediamo. Ok, allora quando faccio cadere la freccia per terra. Oh, gigante. Se mi sa che mi ammazzi in un colpo se mi vede. Non so, proviamo. Vediamo se è vicino. Sto scappando. Torna qua. Oh! No! Ok, mi sa che è un po' pericoloso. No! No! Non avvicinarti. Devo cambiare il codice, non puoi avvicinarti. Ok, nell'albero mi protegge però. Mi sa che questo qua è l'altezza massima dello slime. Oh no, ecco, quello è un po' più grande. Penso. Ho in prospettiva. Ok, magari è meglio ucciderli e cambiare freccia. Ora si ricarica il mondo, dovrebbe uccidere tutti gli slime, vediamo. Ok, perfetto. Oh, molto meglio. Oh, mi è venuta in mente un'idea bellissima. Posso creare che quando tiro la freccia, per il momento in cui la freccia va in alto almeno. Oh no, oh no, oh no. Non ho tolto il codice dello slime. Però è morto automaticamente, per fortuna. Comunque, volevo dire, se tu tiri una freccia, mentre la freccia è in aria, crea una specie di ponte con tutti i blocchi che si creano sotto la freccia. Quindi, crea sì, un effetto di ponte. Non so se quando la freccia atterra continua a creare il ponte, perché mi sa che colpisce il blocco e smette di crearlo, quindi in mezz'aria. Però, non so, proviamo. Ora dovrebbe funzionare, vediamo. E dovrebbe creare un ponte, vediamo. Non è esattamente il ponte che mi immaginavo. Magari se la tiro più lentamente. Oh, questo non è male.
Questo non è male, quel ponte lì mi sa che non è molto efficiente di verità. Questo qua più che un ponte sembra un percorso parkour. Ecco, super caduto. Non so come aggiustare quel problema. Vabbè, però se tiriamo le frecce lentamente non si crea troppi problemi. La freccia sì, sta creando pure il ponte, la parte che arriva in basso. Quello me lo aspettavo, pensavo che... Oh. Infatti lì non la crea perché è troppo verticale. Però se rimane così... Ce la crea che è una specie di parabola. Interessante. Vediamo se riesco a colpire quell'albero e fare un ponte che si collega a quello. No, forse era troppo veloce. Oh, però funziona. Devo fare un po' di parkour, però. Ma interessante questa freccia. E finisce qua. Oh, non è male. Ho pensato adesso, come ultima freccia, potrei fare una freccia che quando la tiro adesso creerà la lana, ovviamente, però. Stando per le dimostrazioni, tiro la freccia. Quando la freccia tocca per terra, mi teletrasporto esattamente nel punto che ho appena toccato. È un po' noiosa come idea, però è l'unica che mi viene in mente in questo momento, quindi ci accontentiamo di quello. Mi sono messo in survival e quando lancio la freccia, in teoria mi dovrebbe teletrasportare nel punto in cui atterra. Vediamo se ho fatto il codice giusto. Oh, oh, cosa sta succedendo? Ok, quello non l'avevo previsto. Ok, posso di teletrasportarmi nel punto in cui atterra e mi teletrasporta per tutto il tragitto. Ok, e mi fa guardare in una direzione strana, mi obbliga a guardare la direzione in cui vuole. Come adesso, non sono io che scelgo dove guardare. Però non è per niente male. Forse è anche meglio della freccia che mi teletrasporta nel punto in cui atterra. Ok, anche se io ho la freccia di prima, adesso questa qua dovrebbe funzionare in modo corretto. La tiro. Tocca per terra e mi porta esattamente nel punto in cui atterra. Ah, vuol dire che non è male, però. Sì, quella di prima era comunque meglio. Se avete altre idee di frecce speciali da aggiungere, che posso creare, qualsiasi cosa, scritto nei commenti. E non so se farò ancora un video del genere. Vediamo dalle idee che mi date voi. Comunque, per questo video è tutto. Ciao a tutti.